Una mattinata di riflessione e dibattito sul reddito di inclusione è stata organizzata dal Comune in collaborazione con l'INPS presso l'antisala dei Baroni del Maschio Angioino, un'occasione per discutere sull'efficacia di questa misura di contrasto alla povertà, richiesta nella città di Napoli da circa 11.000 nuclei familiari, ed anche l'opportunità di fornire chiarimenti sulla normativa, sui requisiti e le modalità di presentazione della domanda e sull'erogazione del contributo. Nell'area metropolitana di Napoli abbiamo avuto 190.000 domande e già 75.000 famiglie di questo territorio hanno ottenuto il reddito di inclusione. È un primo passaggio perché ora, come è noto, i requisiti muteranno, saranno molto più ampliativi, non ci saranno più i requisiti anagrafici e sarà sufficiente il requisito reddituale. Questo farà sì che sicuramente altri nuclei potranno partecipare, ma la cosa importante è che questa misura, come spesso abbiamo detto in tutti gli incontri fatti, quindi siamo contenti di farlo qui a Napoli anche oggi, è che questa misura diventi davvero una misura inclusiva, che si possano mettere in rete tutti gli attori, quindi i comuni, gli ambiti territoriali, i centri per l'impiego, perché a partire dal primo sostegno, dal primo sussidio che viene dato con la misura del reddito di inclusione, possano poi essere attivati immediatamente i progetti multidimensionali per i nuclei familiari e i patti di servizio dei centri per l'impiego laddove vi siano problemi collegati con l'inclusione nel mondo del lavoro. Facciamo il punto sulla situazione di una città e di una regione che hanno una situazione veramente complessa, la più complessa a livello nazionale, ma è anche un modo per poter dialogare con tutti gli attori coinvolti in una rete che va sempre più costruita, allargata e consolidata. Una rete che quindi vede sicuramente il terzo settore, che vede il mondo delle imprese, vede la società anche civile che deve partecipare ad un cambiamento. Noi abbiamo portato avanti chiaramente delle sperimentazioni, siamo partite dalla social card, passando poi attraverso il SIA, quindi il sistema di inclusione attivo, e poi siamo arrivati al reddito di inclusione. Il governo probabilmente nei prossimi tempi prevederà un'altra misura. Quello che noi ci auguriamo fortemente è che tutto quello che ha prodotto dei risultati possa essere ripreso, possa essere rivalutato e quindi si possa ragionare sulle criticità invece che sono emerse da queste sperimentazioni e da queste esperienze.